gennaio del 1867 ed è calata all'interno di un progetto ampio che si chiama Castadiva, che ha come sede amministrativa il Conservatorio di Alessandria. E perché ve lo dico a breve? Tutto questo risultato che vi dirò è frutto di un investimento, di una progettazione, di una sfida che abbiamo iniziato 4 anni fa con appunto la mia direzione, cioè quello di fare un'opera lirica all'anno. Siamo partiti da Procedura Penale, Villa Ulmo, là dove era stata commissionata e dove c'era stata la prima esecuzione 3 anni fa. Siamo passati attraverso la Belle Lande Offenbach, la Rondine di Puccini, quest'anno un'opera impegnativa e non così usuale come Ascesa e caduta della città di Maragogni di Corvai sul testo di Bertolt Brecht. E questo ci ha permesso, dicevo, di investire, ma anche di farci notare e di creare i presupposti per il risultato di quest'anno che, è vero, è Turanda, ma soprattutto Turanda quest'anno è supportata da questo progetto Castadiva, che ci ha beneficiato di un fondo PNRR di circa 188.000 euro, quindi che è un fondo notevole. Questo ci permette di fare uno studio e un impegno distribuito nel tempo, perché è praticamente dall'estate scorsa che abbiamo presentato la proposta e gradualmente ci stiamo lavorando. Di Turanda esiste solo il manoscritto, che è presente nella biblioteca del Conservatorio di Milano, anche se non ne ha propriamente la proprietà, ma non ha alcuna importanza, e quindi essendoci solo il manoscritto non è che la si possa eseguire così. Quindi questo coinvolgimento istituzionale interno, perché coinvolge tutto il Dipartimento di Canto, tutti gli studenti di strumento con l'orchestra, la filarmonica del Conservatorio, la classe di esercitazione scenica, di arte scenica del maestro Panighini, che farà anche la regia, e ha anche un risvolto esterno, di collaborazioni esterne, che questa volta ci permette di realizzare attraverso anche l'utilizzo di questi fondi. In primis siamo riusciti a coinvolgere, e anche con interesse loro, Casa Ricordi, che farà tutta la digitalizzazione della partitura, realizzerà lo spartito canto e piano che non esiste e naturalmente farà staccare per poterla seguire con l'orchestra. Un impegno notevole anche dal punto di vista finanziario. Le scene e i costumi abbiamo coinvolto con molto entusiasmo da parte loro l'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, quindi faranno scenografie e costumi. L'altra, ultima, ma non ultima, collaborazione che si rinnova nel tempo, ma quest'anno ha un quid in più, che è quello del Teatro Sociale, dove verrà rappresentata il 26 ottobre dell'anno prossimo. Perché ha un quid in più? Perché al Teatro Sociale abbiamo chiesto quest'anno di collocarlo in un periodo che per loro è particolarmente sensibile, che è quello della loro stagione lirica, quindi non è stato facile coordinare le nostre esigenze con la loro programmazione, ma c'è stata molta collaborazione e voglio appunto ringraziare pubblicamente questa disponibilità del teatro che ci ha permesso di calendarizzarla lì. Per noi era molto importante farlo perché è il risultato di un intero anno di lavoro e non saremmo riusciti, anche per il lavoro di Ricordi, per il lavoro dell'Accademia di Brera, a farlo in primavera come solitamente accade, e quindi ringrazio, ripeto, il Teatro Sociale per questa cosa.